Un castello. Deve essere stato davvero imponente ai suoi tempi. Hai una vaga idea di quanto potesse osservare la crescita delle piante potesse interessare. Che bello rivederti. Ho completato i miei incarichi, professoressa. Ne sono molto lieta. E lo sarà anche la Weasley. Mi assicurerò di farle sapere che stai migliorando molto. Grazie, professoressa. La professoressa Eckhart ti ha già insegnato Levioso. Ora puoi apprendere un incantesimo di levitazione più avanzato. Wingardium Leviosa richiede un po' di concentrazione e un movimento di bacchetta aggraziato. Vediamo come te la cavi. Se lo esegui correttamente, potrai sollevare macigni come se fossero rametti di starnutaria. Professoressa Allium, ha un minuto per me? Le piante riposano, quindi ora va benissimo. Mi chiedevo, perché ha scelto di insegnare erbologia? Quanto sei cortese! Ho sempre avuto il pollice verde, quindi questo per me è un po' un sogno che si realizza. Dopo il diploma mi è stato chiesto di prendere il posto del mio vecchio professore di erbologia. Ha avuto un piccolo incidente. Santi numi!
Ma la sua disgrazia è stata una fortuna per lei. Non ha mai amato davvero le piante. E loro possono sentirlo. Non ha idea di quanto siano percettive. Comunque i problemi sono iniziati il giorno che ha tagliato un mele strego. Purtroppo per lui le sue foglie nascondevano un asticello. Sai, quelle creature meravigliose a forma di rametto. La bestiola ha punto gli occhi del professore con ferocia. Una cosa terrificante. Soprattutto per lui, immagino. Ed è stato allora che lei ha assunto la cattedra di erbologia? Non proprio. Dopo 3 settimane al San Mungo, il mio predecessore ha recuperato un po' la vista e ha insistito per tornare nella serra. Dopo una settimana ha dato un calcio a un cavolo carnivoro cinese. Per sbaglio, dice. Così è tornato al San Mungo. Che orribile serie di disgrazie. Già. Mi è dispiaciuto per lui, ma devo dire che mi fa molta più pena il cavolo. Dopo essere stato dimesso, la sua indifferenza nei confronti delle piante è diventata disprezzo. Ha perso quel poco di pazienza che aveva con una tentacola velenosa molto capricciosa e... ecco... Il suo congedo dura fino ai nostri giorni. Non tutti i mali vengono per nuocere. Mi fa piacere che ora sia lei l'insegnante di erbologia. Sei molto gentile. Amo questi giardini e aiutare i miei studenti a crescere. È stato bello parlarti. Buona giornata. Ricorda di essere gentile con i tuoi melestreghi. Vingardium Leviosa! Hai un talento naturale.
Meglio smontare. Com'è andata con quegli incarichi? Madama Kogawa, ho completato tutti gli incarichi assegnati. Molto bene. Immagino che nel corso di quanto fatto tu abbia acquisito confidenza con la scopa. Sì, professoressa. Mi fa piacere saperlo. Continua così e forse un giorno terrai un posto nella squadra di Quidditch. Se mai Black lo ristabilirà. Beh, visto che i compiti sono stati eseguiti, iniziamo. Glacius. Presta attenzione a come muovi la bacchetta. Ben fatto. Ti consiglio. Proprio così. Impari in fretta. Che cosa ci fai qui? Ti sfido a una partita di campo dell'evocatore. È ora che affronti un vero avversario, non come alle lezioncine di incantesimi di Ronan. Campo dell'evocatore non è solo un gioco. È una sfida di abilità che misura la nostra tempra. Che ne dici? D'accordo, giochiamo. Fantastico! Campo dell'evocatore. Accio! Niente di che. Accio! È una questione di polso. Faccio! Questa te la concedo. Faccio! Prova a battere quello. Tutta fortuna. Accio! Niente di che. Accio! Non male. Non male. Un pareggio. Almeno non mi hai battuto. Avremmo dovuto scommettere su quel round. Vuoi rigiocare? Ci sto, giochiamo un altro round. Fantastico! Allenarti ti farà bene. Campo dell'evocatore, il gioco che cambia di continuo. Accio! È una questione di polso. Accio! Questa te la concedo. Accio! Prova a battere quello. Un
una giocata memorabile. Action! Niente di che. Action! Lo sapevo che non eri alla mia altezza. Aspetta, ho vinto? Ho vinto! Avremmo dovuto scommettere su quel round. Vuoi rigiocare? Ci sto, giochiamo un altro round. Fantastico! Allenarti ti farà bene. Prova a battere quello. Accio! Ben fatto. Mi hai battuto. Hai avuto fortuna. Tutto qui. Non si tratta di fortuna, è che sono meglio di te. E va bene, hai ragione. Sei più abile di me, lo ammetto. Dirò agli altri che puoi continuare a giocare. Gli altri? Ho perso 7 partite di fila contro Samantha Dale. Gli altri giocatori di campo dell'Evocatore dicono che chi non riesce a battere me non è alla loro altezza. Testa alta, Leander. Esercitati e migliorerai. Suppongo tu abbia ragione. Dirò agli altri che ho valutato la tua tempra e che hai superato la prova. Revelio. Ti piacerebbe imparare Flipendo, l'incantesimo respingente? Una volta che avrai completato gli incarichi necessari, raggiungimi nella serra. Questi rampicanti secchi andrebbero bene giusto per accendere il camino. Confringo! Questo deve essere l'ingresso del corridoio segreto di erbologia. Un tranello del diavolo. Pare che qui... Quindi forse non ama la luce. Immagino che un pezzetto di quell'enorme tentacola velenosa sarebbe sufficiente a dimostrare il coraggio di Duncan.
non hai ancora trovato niente per... dimostrare... Ciao, Duncan. Ho la prova che volevi. Quella è una foglia. Deve essere una tentacola velenosa gigante. È più di quanto sperassi. Sapevo che eri la persona giusta. Grazie per avermela portata. Figurati. Spero che questo ti aiuterà. Quando la mostrerò a tutti stasera nella sala comune, sicuramente la pianteranno di chiamarmi Puffskin Duncan. Così Everett capirà quant'è ridicolo quel soprannome. Grazie ancora. E ti auguro una buona giornata, come la mia. Grazie per l'aiuto. Ora nessuno si chiama più Puffskin Duncan. Bacchette incrociate, è stato divertentissimo, vero? Revelio. Ah, sei tu! Grazie ancora per aver trovato le mie gobbie. Da sola non ci sarei mai riuscita. Glatus! Levioso! Ora che ho riavuto le mie gobbie, sono pronta per qualsiasi avversario, ammesso di trovarne. Revelio! Revelio!
Revelio!